La scorsa settimana si è disputato l'ultimo torneo ufficiale online organizzato da EA Sports e un nostro italiano ha concluso questa competizione in seconda posizione. Sto parlando di Montaxer e oggi andiamo a vedere le tattiche con la quale ha giocato il torneo. Raga, bentornati sul mio canale YouTube. Come vi ho detto nell'introduzione, scorso fine settimana è stata giocata la seconda ed ultima Cash Cup, quella di dicembre, che chiude la stagione competitiva open aperta a tutti di FC24. Una stagione competitiva un po' ridotta rispetto al passato, come avevamo analizzato già nei video a inizio anno, ma che secondo me sarà comunque una transizione per poi quello che arriverà magari in futuro. Il nostro Montaxer si è distinto all'interno del torneo, infatti ha perso in finale arrendendosi al tedesco Dennis, e oggi vi vado a portare le sue tattiche. Stavolta andremo a vedere non uno ma ben due moduli, quindi mettetevi comodi perché c'è da prendere spunto. Primo modulo è un evergreen del post patch, ovvero il 4-3-2-1, formazione che è ritornata tanto in voga dopo l'aggiornamento e che Montaxer però interpreta in maniera tutta sua, e andiamo a vedere successivamente il perché. Diciamo che per quanto riguarda i canoni generali nell'andare a scegliere i giocatori per questa formazione rimaniamo bene o male sui soliti, ovvero scegliamo una coppia difensiva molto complementare, per cui da una parte mettiamo un giocatore magari dotato di un po' più di CPU, per cui ipotizzo con il playstyle del blocco plus, dall'altra parte invece un giocatore che ci consente di recuperare un po' più alto il pallone, quindi con il gioco d'anticipo plus. Sui due terzini due giocatori che sappiano fare bene entrambe le fasi, mentre per quanto riguarda il reparto di centrocampo utilizziamo il perno centrale ovviamente, che tiene più le redini della fase difensiva, mentre per quanto riguarda CCS e CCD prendiamo due giocatori che bene o male sappiano fare entrambe le fasi, e uno dei due magari può anche essere completamente svincolato dalla fase difensiva ed essere la nostra risorsa in più quando andiamo ad attaccare. Per quanto riguarda invece ATS e ATD si preferisce come al solito due giocatori dotati di un ottimo passo, buoni passaggi per approvvigionare la punta, meglio ancora se abbiano magari il playstyle del tiro a giro della trivela per sparare tiri da fuori aria, ancora meglio se abbiano la quinta skill per poter fare solo la più scoop turn e guadagnare del momentum per poi andare a fare le nostre azioni offensive. Per quanto riguarda invece l'attaccante centrale, il solito attaccante veloce che sa speed boostarsi con i doppi passi, dotato anche di un buon fisico e che ovviamente sia un ottimo finalizzatore, anche se su questo gioco ovviamente sapete benissimo che i gol li sbagliano tutti, a partire da R9 fino ad arrivare a Muriel, paradossalmente, che forse sono la stessa persona. Andiamo a vedere adesso le tattiche e partiamo dalla fase difensiva, che andiamo a giocare con uno stile equilibrato, ampiezza su 40 e profondità 72. Perché l'ampiezza a 40? Visto che questo è un modulo già stretto, ci andiamo a mettere leggermente sotto a quello che è il parametro di riferimento base, ovvero 50, per evitare che i nostri reparti si allarghino e quindi poi ci risulta più difficoltoso andare ad eseguire le nostre switchate. Per quanto riguarda invece la profondità, abbiamo 72, ovvero un parametro che ci può permettere di dare una mano nella fase di quello che è il recupero palla, in una formazione che questo lo favorisce tanto, visto che i giocatori sono molto stretti e vanno a creare un'ottima densità, soprattutto quando poi in fase difensiva questo modulo diventa un 4-4-2. Per quanto riguarda invece la costruzione della manovra, utilizziamo equilibrato per quanto riguarda l'attacco, creazione delle occasioni al solito su passaggi diretti, ampiezza 45, giocatori in aria 6, angoli 2 e punizioni 1. In questo caso l'ampiezza come al solito sempre leggermente al di sotto di quello che è il parametro base di 50 per favorire gli scambi stretti, stessa cosa passaggi diretti. Mentre giocatori in area utilizziamo 6 per far sì che gli inserimenti vengano favoriti, però onde evitare che ce ne siano troppi e quindi poi scappano tutti quanti gli uomini fuori dall'area di rigore avversaria e non abbiamo il fraseggio tra i nostri centrocampisti. Andiamo a vedere adesso le istruzioni, e la prima novità riguarda proprio il portiere, perché lo lasciamo su equilibrato, visto che dopo l'aggiornamento hanno reinserito il doppio triangolo per far uscire il portiere sulla lunetta, soprattutto sui cross, e quindi questo ci dà una grossa mano per andare a controllare manualmente una situazione che prima invece dovevamo affidare alle istruzioni. Sui difensori centrali, chiaramente tutto quanto di default. La prima novità per quanto riguarda Montaxer è questo modulo sta nei terzini. Infatti entrambi vengono giocati con resta dietro in attacco e senza il sovrapponti. Questo per quale motivo? Perché è lui che va a gestire con le freccette i terzini offensivi come tattica quando ha bisogno del supporto del terzino in maniera un po' più potente, così come anche può essere lui a chiamare la salita del terzino andando a premere l'L1 come vi ho spiegato nel tutorial offensivo.
Per quanto riguarda invece i centrocampisti, partiamo da quello che è il nostro perno centrale, ovvero il centrocampista più difensivo che giochiamo con il resto di un attacco e copertura al centro. La stessa cosa facciamo anche sul centrocampista di destra, resta di un attacco e copri al centro, andando così a completare quella che è la linea a 2 del nostro 4-4-2 difensivo, mentre il centrocampista di sinistra, quello un po' più offensivo, svincolato dai grandi compiti difensivi, andiamo a mettere attacco equilibrato e copri sulle fasce, diventerà il nostro esterno in fase difensiva. Per quanto riguarda l'ATS e l'ATT, istruzioni speculari, ovvero semplicemente rimani in avanti, in maniera tale che dunque ci faranno da riferimento, faranno abbassare e schiacciare le difese avversarie e soprattutto andranno anche un po' a svariare, non andandogli a mettere il rimani centrale. Mentre sull'esterno di destra andiamo a mettere semplicemente rientra in difesa, in maniera tale da andare a completare la nostra linea 4 davanti la difesa. Quindi questo per quanto riguarda il 4-3-2-1. Il secondo modulo utilizzato da Monta è stato il 4-4-2, quello classico praticamente, con i due CC e non i due mediani più arretrati, perché danno un maggiore apporto alla fase offensiva. Questo è un modulo proprio standard all'italiana, dove ovviamente la fase difensiva pensa maggiormente alla fase difensiva e la nostra fase offensiva si va a sviluppare a partire dal centrocampo. Qui andiamo dunque a preferire una coppia di centrocampisti centrali dotata sempre con uno difensivo e uno invece un po' più tecnico che deve fare poi da rifornimento per le nostre punte. I due esterni hanno le stesse caratteristiche degli esterni del 4-3-2-1 e le due punte al solito in questo caso possiamo affiancare a uno molto più rapido, anche un giocatore un po' più lento come in questo caso la Putellas, che però comunque palla al piede, si muove bene, 5-5, quindi minaccia sia con skill che con piede debole l'avversario e quindi è un bel grattacapo comunque da risolvere per le difese avversarie. Andiamo stavolta subito sulle tattiche. Partiamo con uno stile di difesa come al solito equilibrato, un'ampiezza 40 e una profondità di 62. In questo caso abbiamo un'ampiezza di 40 per stringere leggermente gli esterni che altrimenti sarebbero troppo larghi e quindi potrebbero essere presi di imbucata per quella zona laterale. Mentre per quanto riguarda la profondità utilizziamo 60, quindi un parametro più basso rispetto al 72 precedente, ma comunque più alto rispetto al 50 standard, per il semplice fatto che un 4-4-2 è un modulo che può essere comodo per le ripartenze, però è comunque di base molto ordinato, quindi noi cerchiamo di avere comunque una difesa non troppo schiacciata per evitare di farci giocare l'avversario in area di rigore, però non andiamo ad esagerare con la pressione, rimaniamo un po' più attendisti. Per quanto riguarda la costruzione della manovra, andiamo con equilibrato in attacco, sempre con passaggi diretti, e stavolta perdonatemi la tosse, ma è un disastro questa influenza che gira. L'ampiezza utilizziamo 50. Perché utilizziamo 50? Perché il 4-4-2 di suo è già un modulo che copre bene tutto quanto il campo e quindi con questo parametro di default andiamo benissimo. Con giocatori in aria invece andiamo sempre di 6 per il solito discorso che non vogliamo che i giocatori attacchino troppo la nostra area di rigore avversaria. Angoli 2 e punizione 1 sempre standard per evitare qui i contropiedi e qua invece per avere l'uomo sul secondo palo. Sulle istruzioni, come al solito, portiere su equilibrato per evitare quindi il problema che vi dicevo prima, tanto riusciamo tranquillamente noi a gestire col doppio triangolo l'uscita. Sui terzini resta dietro in attacco, assolutamente qui il terzino può dare una mano ma non deve essere una costante delle nostre manovre, mentre per i due centrocampisti utilizziamo resta dietro in attacco e copertura al centro. In situazioni di emergenza questo può passare anche su attacco equilibrato in maniera tale da andare a dare maggiormente una mano alla nostra manovra offensiva, che si va a comporre poi con i due esterni che invece rimangono sul rientro in difesa ed entra in area per il cross, per avere dunque questo 4-4-2 e questa linea 4 anche a centrocampo molto ordinata per andare a difendere, mentre le nostre due punte andiamo a mettere solo ed esclusivamente rientra in difesa. Questo perché andando a rientrare in difesa in maniera automatica ci sarà molto più filtro, la nostra squadra sarà molto più compatta anche nelle ripartenze e poi non andiamo a dare punti di riferimento al nostro avversario
con un eventuale rimani centrale o con un eventuale rimani in avanti, così i giocatori arriveranno come una grande folata tutti quanti insieme e il nostro avversario sarà messo molto più in difficoltà nell'andare a switchare. Per questo video è tutto raga, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di queste tattiche, se le proverete. Io vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola e a me non resta altro che augurarvi una buona serata, un salutone dal vostro Liberoschi e a presto.